Mi trovo nel chiostro grande del convento della Porziuncola, un luogo che sto per lasciare per venire a Tortona. La prima cosa che avevo nel cuore di dire a tutti, a ciascuno, è un grande grazie per la vostra presenza nel giorno della mia ordinazione. È stato veramente un momento di festa e di grazia che il Signore ci ha dato di vivere, una grazia che chiaramente nella sua misericordia raggiunge me, ma attraverso il mio ministero raggiunge poi tutta la chiesa di Tortona. Mi ha dato molta consolazione vedere quella numerosa presenza e soprattutto sentire il calore di un'attesa che davvero mi conforta, mi dà coraggio, mi fa già sentire in cammino con voi. Il momento importante di questo cammino insieme è proprio l'inizio del ministero in diocesi. Come sapete, domenica prossima alle ore 16 ci ritroveremo in cattedrale. Saremo in molti e spero che saremo veramente molti. Ciò che vogliamo vivere insieme è un momento di fede e accogliere i doni che il Signore ci dà insieme. Entrerò in diocesi con due piccoli gesti che saranno privati nel senso che non potremo essere presenti in questi momenti perché appunto ci incontreremo insieme in cattedrale, al Paolo VI, a Casal Noceto e poi alla Madonna della Guardia e al piccolo Cottolengo per incontrare fratelli che sono più vicini a Dio, nella loro sofferenza, per poter imparare da loro. Siamo davvero sempre a scuola dei piccoli e dei poveri, per poi insieme fare festa in cattedrale, nel sacrificio eucaristico, nella gioia di spezzare lo stesso pane, quel pane che ci dà la forza per proseguire nel nostro cammino. Fin da subito il Signore vi benedica tutti. Grazie.